Benvenuti a tutti gli amici e i seguaci della Libreria Bocca di Giorgio Lodetti, tutti i follower della Libreria Storica di Milano. Siamo in diretta dalla social TV della Libreria Bocca, nata da un'idea di Giorgio Lodetti e con il patrocinio del Comune di Milano. Quindi un programma che inizia oggi, quindi 14 settembre 2020, e si concluderà il 30 ottobre 2020. Il programma cambierà di settimana in settimana, è scaricabile sui canali social Facebook della libreria, ovvero Libreria Bocca dal 1775 e Giorgio P. Lodetti. Quindi ogni settimana andate a scaricare il programma perché ci saranno sempre mille sorprese. Questa è la mia rubrica, diciamo, il mio spazio che la libreria mi ha regalato, si chiama Tavoli Art. E quest'oggi ho l'immenso piacere di presentarvi Vale Grey Model, Salve a una tutti. persona fantastica che ho conosciuto durante il lockdown sul canale Instagram, una persona che, come possiamo definirla? Anzi, lasciamo che si definisca lui stessa, modella operanta, mamma di 5 e ancora viva, spacciatrice di positività. Ebbene sì. Ebbene sì, confermi. Confermo perché positivi e ottimisti non si nasce ma si può diventare, assolutamente. L'ottimismo è una cosa che si può coltivare e si può esercitare. Valeria mi ha colpita perché è una persona normale, sotto un certo aspetto, nel senso che è una persona che fa tantissime cose, oltre ad essere madre, è una persona che ha un lavoro, che fa la modella, ma, ha anche creato un B&B, lo chiamerei così, un blog e un brand. Ce ne vuoi parlare? Mi piace questa cosa B&B, carina. Allora, sì, io ho un blog che si chiama Materia Grigia. Ovviamente, diciamo che l'allusione ai miei capelli è ovvia, ma anche al fatto di utilizzare un po' più il cervello. E poi ho creato un mio brand, che è un brand di seconde chance, perché io prendo ciò che la gente dismette e gli do una seconda chance, gli offro l'opportunità di essere qualcos'altro. Ad esempio, la collana che Valeria indossa fa parte. Della mia linea di collane fiorite. Praticamente sono la base è realizzata, aspetta che te lo faccio vedere, è realizzata con delle fettucce che sono scarti di lavorazione delle sartorie. I fiori, se riesco a toglierla, giuro che non è incollata. Mentre i fiori, che in realtà sono amovibili, sono realizzati con tutti i ritagli dei tessuti d'arredamento, tutti gli scarti delle lavorazioni sartoriali, tutto ciò che viene considerato uno scarto in realtà può diventare qualcosa di bello. E credo che questo sia un principio applicabile nella vita a tante cose. Esattamente. Valeria mi è piaciuta, ripeto, per una questione fondamentalmente. Io già seguivo diversi blogger, diciamo influencer, però Valeria mi è piaciuta tanto perché è una donna che comunque si avvicina tantissimo a quella che è la nostra esperienza quotidiana, quella di persone normali che fanno cose Che devono riempire il normali. frigo, che Esatto. puliscono il bagno. Che fanno le lavatrici ad ore impensabili del giorno e della notte. Ma lei è un esempio, un modello di una persona, di una donna che con tutte le cose che possiamo fare nella nostra quotidianità, in più si reinventa dopo 50 anni. Eh sì, perché io a un certo punto ho deciso, quando avevo 50 anni, che da grande volevo fare la modella. E come dico sempre, mi hanno dato della pazza, mi hanno dato della vanitosa, mi hanno dato delle incoscienze, mi hanno dato di tutto meno che una mano. Brava, però ci E sei io riuscita. l'ho fatto lo stesso. Ci sei riuscita, quindi il tuo messaggio è positivo. Questo significa che chiunque deve ascoltare ciò che si sente dentro, non tanto quello che il coro intorno a noi vuole farci credere. Ognuno è l'autore o l'autrice della propria esistenza e del proprio destino. Io credo che la base di tutto sia la consapevolezza di sé. Brava. Vuol dire consapevolezza e dei limiti, perché è giusto ammettere di avere dei limiti, ma anche delle potenzialità. E potenzialità
che non hanno un limite, una data di scadenza. Noi siamo abituati a ragionare per stereotipi, per cui arrivati a una certa età la tua vita è già decisa. In realtà io ritengo che il tempo della vita sia tutto tempo utile per realizzare i propri progetti, i propri sogni. Cioè che tu abbia 20, 30, 40, 50, 60 o 70 anni, se hai un progetto, perseguilo. Valeria, tra le altre cose, ha voluto sfidare la sorte ancora di più perché ha aperto proprio il suo brand, diciamo, ha aperto la sua partita IVA a febbraio del 2020, quando tutto si chiudeva. Quindi, che cosa possiamo imparare da Valeria? Che bisogna andare contro tutto e tutti, crederci e basta. E alla fine funziona. Funziona, sì. Funziona per una ragione, Simona. Io non so se la mia impresa, se il mio brand avrà successo, nel senso conclamato del termine. Però una cosa la so, che il solo fatto di provarci per me è già un successo. Bravo. Il successo è già quello. E dove ti possiamo trovare? Dove possiamo trovare il tuo brand, le tue creazioni? E come possiamo averle? Allora, basta andare su www.v.0.it. Allora, anche qua bisogna spiegare perché v.0. Allora, V è l'iniziale del mio nome, punto perché a un certo punto della mia vita ho messo un punto e ho voltato pagina e ho ricominciato da zero per la milionesima volta. In più tutte le mie creazioni sono realizzate a impatto zero, ecco perché è V.0. Perfetto, quindi ti troviamo sul tuo sito, sui tuoi canali social invece sono Vale Grey Model, Vale Grey Model e V.0. E V.0 su Instagram e su Facebook. Quindi che cosa possiamo dire di più? Vuoi lanciare un messaggio al pubblico? Sì, mi piacerebbe lanciare un messaggio. E il messaggio che vorrei lanciare è uno. Quando voi incontrate una persona, per lavoro, per caso, per errore, per coincidenza della vita, fatevi una ed una sola domanda. Cosa so davvero di questa persona? Il 90% delle volte la risposta è niente. Questo vi aiuterà a relazionarvi agli altri in un altro modo, senza pregiudizi, senza preconcetti. Fatevi sempre questa domanda quando incontrate le persone e vi si aprirà un mondo. Ecco, Vale Grey Model, bella, brava e saggia. Troverete tutte le sue elucubrazioni mentali, nonché sul blog Materia Grigia. Esatto, sul blog Materia Grigia. Ti ringraziamo a nome mio, grazie della Libreria Bocca di Giorgio Loretti, di essere stata grazie con grazie a noi. Voi e complimenti per questa iniziativa che mi sembra fantastica. Questa associativa è geniale. Diamoci un grande abbraccio. Gomitiamo un po'. Alla prossima.